Guardate il caos, sembra di essere in centro, invece siamo sulle strade bianche. Guidano come dei pazzi. Sono dei pazzi. Guarda, ti porto anche sul canale. Ciao, buongiorno. Buongiornissimo caffè, anzi. Quanta polvere, ragazzi, respireremo durante le strade bianche. Comunque va sempre meglio a noi rispetto ai professionisti che la mangeranno durante 184 chilometri tra asfalto e strade bianche. Dunque, qua siamo nel primo tratto, quello nel comune di Sovicille, località Rosia, di 2 km e 100 metri, tutto praticamente in piano. Questo è una tavola, l'ho fatta anch'io in bicicletta e ho fatto il tratto più semplice perché questo le gambe mi permettevano. Comunque tra poco dovrebbero arrivare, sono partiti da poco e adesso ci posizioniamo per osservare il passaggio dei professionisti nel modo migliore. Penso sia inutile raccontarvi quanto sono contento, mi sento come un bambino grasso dentro la pasticceria. Ragazzi, questa è un'emozione fantastica, ringrazio davvero tanto B&B Hotels e questi sono i ragazzi che mi accompagneranno e oltretutto fanno anche servizio tecnico al team, quindi grazie tante B&B Hotels, sono davvero contento di questa fantastica esperienza. In questo tratto ogni squadra ha posizionato i suoi uomini, come potete vedere, per l'assistenza alle biciclette, diciamo cambio ruote, perché in questo primo tratto non è escluso che possano verificarsi anche delle forature. Quindi tutte le squadre hanno piazzato qua le proprie macchine, le proprie ammiraglie, per dare assistenza tecnica ai propri corridori. Oltre alle ruote per eventuali forature, gli uomini di ogni team preparano anche eventuali borracce. È vero che siamo all'inizio della corsa, ma meglio essere prudenti. Ciao ragazzi, sono qua con Francesco nel primo tratto di sterrato alle strade bianche. Ciao Francesco! Sei un grande! Grazie mille! Ragazzi, stanno arrivando, sono arrivate le prime vetture per l'apertura della corsa, scortate ovviamente alle forze dell'ordine, ma ci siamo, eh! Guardate il polverone alle mie spalle! Quello che per molti è polvere, quello che per molti è sporco, per chi ama le strade bianche, questo è il vero profumo di questa corsa, la polvere! Eccoli, è arrivata la macchina dell'apertura della corsa. È arrivata la macchina di inizio gara che mi ha spolverato, mi sta facendo mangiare la polvere. Ragazzi, non si vede più niente, c'è una polvere incredibile. Però sono arrivati nel primo tratto di sterrato, quindi ancora pochi secondi arriveranno. Ci siamo ragazzi, i meccanici stanno iniziando ad alzare le ruote per farsi vedere dei propri corridori. Polvere! Siamo in località Assona, a pochi chilometri da Asciano, immersi nelle crete senesi. Quando i corridori passeranno da questo punto avranno percorso circa 50 chilometri. Stiamo assistendo alla classica discesa dei meccanici, dei membri dei team dalle proprie ammiraglie per fornire assistenza tecnica ai corridori con borracce e cambi ruota. Le bianche, oltre alla polvere, oltre alla salita, oggi c'è anche il vento che renderà tutto ancora molto più complicato. Guardate la bellezza di questi posti, penso che per un professionista, anche se avrà poche occasioni per godersi il panorama, correre su queste strade con questi panorami sia davvero qualcosa di eccezionale. Per noi cicloamatori che il giorno dopo, cioè domani, percorreremo queste strade, sarà davvero un piacere per l'anima pedalare in questi territori. Vedete la scena che sta avvenendo alle mie spalle? Questo è il bello del ciclismo, cioè tutti gli appassionati possono toccare con mano non solo, come in questo caso, ruote e quant'altro, ma il bello del ciclismo è che il ciclismo arriva direttamente sotto casa tua, a differenza di altri sport dove è il tifoso che deve andare a incontrare i grandi campioni. Ecco alle mie spalle i primi 4 fuggitivi, con un vantaggio di circa 2 minuti sul resto del gruppo.
tecnici iniziano ad alzare le braccia per mostrare le borracce e le ruote a chi dovesse averne bisogno. Vedere, ma purtroppo a volte anche nel ciclismo capita. Infatti il ciclista della Lotto alle mie spalle deve aver subito una brutta caduta e adesso si appresta a ritirarsi.